Buonasera da Claudio Neve da Torino Cronaca. Siamo collegati in diretta con il nostro inviato Federico Gottardo, che in questo momento si trova in Corso Peschiera dove è appena avvenuto un grave incidente stradale. Federico, ci senti? Ti Sì, buonasera, mi sentite? sentiamo forte e chiaro. Raccontaci un po' cosa sta succedendo. Vediamo alle tue spalle una brutta scena. Sì, esatto. Allora, ovviamente le informazioni sono ancora frammentarie perché l'incidente è avvenuto pochi minuti fa. Come dicevi tu giustamente, è avvenuto all'incrocio tra Corso Peschiera e Corso Ferrucci. Sono coinvolte una Fiat Panda e uno scooter. Sappiamo che l'uomo che guidava lo scooter ha avuto la peggio e ferito gravemente. Ci risulta che è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale CTO di Torino. È ferito anche il conducente della Panda, ovviamente meno grave, però anche lui è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza. In questo momento ovviamente non siamo in grado di dirvi le loro condizioni, vi aggiorneremo. In questo momento qui c'è una pattuglia della Polizia Municipale che attende la scorta infortunistica per i rilievi del caso. Come si può forse vedere alle mie spalle c'è un problema anche di traffico. Questo è un incrocio molto trafficato, soprattutto a quest'ora. Ovviamente ci Però sono forti rallentamenti. correggimi se sbaglio, mi pare che non sia stato chiuso il corso, vero? Il traffico No, è non è stato rallentato in chiuso. questo giorno. Sono stati chiusi fino a poco fa, chiuse fino a poco fa due corsie su Corso Peschiera, perché comunque ci sono i mezzi in mezzo alla strada, anche rallentamenti anche il trasporto pubblico di cui passa il tram che fino a pochi minuti fa era fermo e ripartito da pochissimo. Ok, allora se è tutto direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Ovviamente seguiranno poi aggiornamenti più tardi quando si saprà qualcosa di più, soprattutto sulle condizioni del motociclista ferito. Perfetto, grazie. Vi ringrazio Federico e buona serata. A dopo, buona serata.